Bentornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere, nuova rubrica. Sì, ultimamente sto sfornando rubriche a go-go, cioè quindi una dietro l'altra, perché ho un sacco di idee, cosa che ho sempre avuto, ma non l'ho mai sfruttate. Stavolta, visto che la possibilità, ho il tempo, la voglia e soprattutto l'attrezzatura per poterlo fare, lo voglio fare. Stiamo parlando del Old But Gold, perché? Perché questa rubrica si chiama così, vediamo. Perché sono i giochi che hanno fatto la loro storia, però continuano a essere richiesti. Vediamola come vogliamo. Fatto sta che sono giochi a cui vorreste giocare ogni cacchio di volta, ok? Non c'è una volta in cui non vorreste giocare a un gioco che è classificato Old But Gold, e sarà qui. Ragazzi, qui nei commenti lasciatemi tutti i giochi che per voi sono Old But Gold. Spiegatemi il perché, così utilizzo queste cose nei prossimi video. Il mio primo Old But Gold, ragazzi, penso di farne un altro prima di far uscire qualcosa di vostro, così sono sicuro che almeno ci sia qualche materiale senza aspettare decenni che senza risposta. E ragazzi, il primo che vi porto è proprio questo qui che state per vedere. Lord Bad Gold sarà una rubrica infinita, perché pensate a tutti i giochi che sono vecchi, ma che tutti noi continuiamo a giocare, continueremo a rigiocare, eccetera, eccetera. Detto ciò, spiegata molto velocemente, molto brevemente qual è la rubrica, vi lascio al gioco. Buona visione. Ragazzi, ecco il mio primo Old Bad Gold. Uno dei primi giochi sparatutto o simile a Resident Evil che abbia mai giocato, ovvero Quake, raga. Chi è che si ricorda Quake simile a Doom? In teoria non dovremmo essere. Dovremmo essere. Porca vacca, infatti l'ho detto. Che dovremmo essere circondati da gente che ci vuole morti. Certo, la grafica lascia un po' a desiderare, però questo per esempio è RTX per la scheda grafica RTX, io invece ho la GTX, però comunque si vede bene, nonostante la grafica sia vecchia, diciamo, sia anche per una RTX invece che GTX, eh. Comunque questo gioco, ragazzi, penso che molti di voi che hanno l'età più o meno mia o che ne so, i primi 2000, abbiamo giocato a Quake. Insomma, ragazzi, diciamoci la verità, chi è che non ha mai giocato a Quake? Tra quelli tra gli anni 90 e i primi 2000. Shotgun. Niente, questo rimarrà sempre il classico Old But Gold, ragazzi. Perché? Perché è il gioco di come posso dire, sparatoria per eccellenza. Una volta questo era il gioco, non era un semplice gioco, ma era il gioco. E penso che quelli che hanno più o meno l'età mia lo sanno benissimo. Spero che ci abbiate giocato un po' tutti, perché vale veramente la pena. È un gioco molto simile a Doom, ok? È veramente molto simile a Doom. Come potete vedere, è parecchio violento nonostante la grafica. Ma che. Ripeto, gli amanti di Doom, gli amanti di. Appunto. Porca vacca, mi hai fatto impaurire. Di questo genere di giochi sarà sicuramente contenta di rivedere questo gioco. È scaricabile gratis su Steam. Quindi. Per chi volesse se lo può scaricare. Non richiede le statistiche eccessive, nonostante. È un gioco per la scheda grafica RTX, cosa che, ripeto, io non ho la GTX. Però, raga, ne vale la pena. Per chi vuole tornare ai vecchi tempi, vale veramente la pena. A me diverte, per esempio. Questo è un pochino più duro da sconfiggere, eh. Questa era una specie di mini boss.
In realtà, più si va avanti, più dovrebbe essere più difficili i personaggi da sconfiggere. Cazzozza. E, ok, in realtà ci sono diverse armi. Ma ha fatto il loading. Porca vacca. Vabbè. Ma allora dillo che sei STRONNZO NZO. Scusate, ragazzi, stavo concentratissimo a non morire. Sì, vabbè, mi vuoi saltare dove dico io? Proprio così semplice come lo sto facendo io. Lo sto facendo in easy per il semplice fatto di farvi vedere più o meno come il gioco. Ma alla fine non è così semplice, eh. Ripeto, io per... Oh, dove? Schifo che granata. Schifosa proprio. Ok. Quindi ripeto, io lo faccio semplicemente per farvi vedere il gioco per quelli che non lo sapessero, per quelli che se lo ricordano. È giusto per divertirci un po'. Questo dovrebbe essere un mitra, giusto? E Quake fa parte di quei giochi che fanno parte della mia infanzia. E ripeto, tutti quelli che amano Quake cercano sempre di trovarne una versione gratuita o di rigiocarlo. Voglio sapere qui nei commenti chi come me ama Quake in tutto per tutto. E soprattutto Doom, che è un gioco molto simile. Vi ricordo la serie di Rage 2 che tratta dai stessi creatori. Anche questo è tratto dai stessi creatori di Doom, ma si vede, e di Rage 2. Rage 1 e Rage 2. Ok, questa è chiusa. Mi dice che è aperta altrove. Bene, mi sto divertendo. F5, no, ho sbagliato. F1, cosa succede? Ah, mi dice quante uccisioni faccio su quante ne dovrei fare? Perché c'è un tot di mostri da uccidere? Un determinato numero? Non me lo ricordavo. Comunque, Bezzasa, adesso il nome della casa discografica non lo so pronunciare. Ma comunque sappiate che sono gli stessi di Doom e gli stessi di, appunto, Rage. Devo trovare un passaggio segreto. C'è qualcosa che mi sfugge. Forse è lì. Esatto. È dello stesso motivo che è fatto dagli stessi creatori. È il motivo per cui
In Rage troviamo anche dei mutanti. Oltre che gli esseri umani. Esiste anche una versione PvP online, che io non trovo più, non mi ricordo più come si chiama. Però ci giocavo con i miei amici ai tempi e ci sfidavamo su chi fosse più forte. È normale, ragazzi, era fatto apposta il gioco. Era divertente anche per quello. What? Vabbè, ma io tutte queste cose non me le ricordo. Ragazzi, io tutte queste cose non me le posso ricordare, tutte, tutte. Comunque, siamo a 4 kill di 33. Orco schifo! Beh, meglio, direi assolutamente meglio. Ragazzi, fatemi sapere se magari in the future, se vorreste un secondo episodio di questo gioco della serie Old But Gold, perché è veramente figo, ma veramente figo, ed è anche divertente tornarci a giocare. Ovviamente la modalità la aumenterò, la difficoltà. Questo era solo per farvi vedere il gioco, per spiegarvi un po' in molto breve, ma è più che altro rigoderci il gameplay, di come è fatto questo gioco, di cosa tratta, che cos'è. Cavolo, ho fatto una cavolata. Che devo salire qua sopra. Ah, mannaggia. Va bene, io vi ringrazio. Aspettate che ho trovato un'arma nuova. Oh, ma questo non muore mai. Ho trovato la minigun. Bob, regà, no, no, buonanotte. Buonanotte. Non me la ricordavo che la minigun era così OP. Vabbè, come potete vedere, appunto, un gioco di Nvidia è Bezzada, che sono gli stessi creatori, Bezzada, sono gli stessi creatori di, appunto, Rage. Io spero che questo primo episodio di Old Bad Gold vi sia piaciuto. Ho moltissimi altri giochi a cui, ho pensato, moltissimi altri giochi in cui poter giocare. Questo in particolare si chiama proprio Quake 2 RTX. Ok, questo è gratuito. Ma su Steam, se non sbaglio, ci sono diversi free to play. Niente, ragazzi, detto ciò, vi ringrazio, vi saluto. Fatemi sapere qui nei commenti quale gioco Old Bad Gold per voi è da inserire in questa nuova rubrica. Fatemi sapere cosa ne pensate di Quake se non ci avete mai giocato. O fatemi sentire il vostro entusiasmo per il ritorno di questo grande gioco che è rappresentato insieme a Doom e non solo. L'infanzia, la felicità e molti momenti belli della propria vita. Bella, raga. They're stupid, catch me on side memes. They're pickle Rick memes. Man, fuck Normie! When I die, bury me inside a Gucci coffin. Make hits all day and the rain no stopping. Jay killed Josh, yeah, he make tracks too often. I don't need a gold chain cause we're too damn awesome. When I die, bury me inside a Gucci coffin.